Capitano, la Guardia Costiera insieme agli operatori marittimi del porto di Napoli controllano il Green Pass dei cittadini che si imbarcano da e per le isole e non mancano persone sprovviste che sono respinte. Come è noto, il decreto legge del 172 del 2021 ha esteso l'obbligo del Green Pass a tutti i viaggiatori che utilizzano i passeggeri che sono sui servizi pubblici di linea e quindi anche quelli marittimi. E nel piano coordinato della Prefettura ha individuato la Guardia Costiera in concorso con le altre forze di polizia alla verifica del possesso del Green Pass. In tutta l'area metropolitana di Napoli stiamo facendo questo tipo di attività, quindi non solo a Napoli come Beverello e Calata Porta Massa, ma anche da Castellammare, Sorrento, Ischia, Capri, Procida e Pozzuoli, con una media di circa 1.500 controlli al giorno. Come lei diceva, ci sono sempre un numero di respinti all'imbarco, perché la nostra attività è stata soprattutto preventiva, cioè fare un'attività di controllo prima che il passeggero va a bordo, avendo una struttura idonea a questo, perché sia tra Calata Porta Massa che al Beverello, avendo dei terminal, avendo dei corridoi di flusso, noi riusciamo a fare un controllo che si attesta attualmente all'80% degli Che imbarcati. media c'è giornaliera di persone sprovviste di Green Pass? Diciamo che siamo tra 15-20 persone e questo va segnalato che comunque da parte delle persone, da parte dell'utenza, ci sta comunque una collaborazione, sia dal punto di vista dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che proprio al possesso stesso del Green Pass. 15-16 persone respinte al giorno su una media di 2.000 passeggeri sono degli ottimi risultati. E respinti anche questa mattina, proprio le nostre telecamere di Teleischia sono state al Beverello per documentare il lavoro anche dei vostri uomini. Anche questa mattina delle persone non hanno potuto usufruire del trasporto marittimo. Esatto. Diciamo quello che un'altra cosa che è da segnalare è che questo numero purtroppo rimane stabile. Cioè il primo giorno sono state respinte 19 persone, ieri siamo a 17, quindi rimane stabile e non si abbassa, però comunque le persone che vengono respinte hanno la consapevolezza di non poter salire a bordo in mancanza del Green Pass. Diciamo particolari problemi di ordine pubblico non ne stiamo avendo, tranne qualche sanzione che è stata elevata la scorsa settimana.